comunque in contatto con investitori tecnologici cinesi che dovranno dare una risposta per rafforzare la compagine più tecnologica, ecco, dell'iniziativa e magari trasferire in quel contesto in un secondo momento una parte della produzione nel momento in cui il mercato inizierà ad aprirsi e avremo bisogno di scalare i numeri verso l'alto. Avete già un'idea di exit? L'idea di exit, per me ottimale, dovrebbe essere intorno ai 24 mesi, momento in cui sostanzialmente potremo approcciare una ricapitalizzazione con l'ingresso di alcuni end user nella compagine aziendale. In quel momento potrebbe esserci un recupero di valore significativo sull'azienda. O è alternativa. No, la tecnologia, come dice bene, ha la potenzialità sia di produrre calore per processi industriali, questo in configurazioni ibride con comunque caldaie, diciamo convenzionali, ma anche di produrre cogenerazione per comunità, quindi in associazione a tecnologie quali sistemi cogenerativi Rankine organici, oppure per soluzioni residenziali in combinazione, ad esempio, con il motore di Stirling che abbiamo in fase di sviluppo sempre all'interno di questo progetto. Incrementale rispetto ai sistemi tradizionali di produzione, diciamo fotovoltaici, se avete valutato. Quanto costa in più? Sono due mercati completamente diversi. Chiaro. Il solare a concentrazione ha un vantaggio rispetto al fotovoltaico che è relativo alla dispatchabilità della tecnologia. E diciamo che noi ci siamo confrontati più che con il fotovoltaico nel contesto del costo della tecnologia, con i costi attuali di fornitura dell'energia, ad esempio per i calori di processo industriale, che derivano sempre in più larga parte appunto dall'elettrico, ad esempio, ma che hanno come riferimento quei valori di circa 30, 35, 40 euro per megawattora, quelli attuali. Questo è riferito al mercato italiano, sì. Sul mercato estero, diciamo, ci sono dei mercati dove l'energia costa leggermente di più, come in Germania, e altri mercati dove l'energia costa anche considerevolmente meno. L'energia è un qualcosa dove vengono anche inclusi molti costi dovuti a oneri di sistema e tassazione. È da dire poi che in molti paesi, come l'Italia stessa, è attivo un sistema di incentivazione che copre anche questa tecnologia, anche per i calori di processo industriali, il cosiddetto conto termico, di cui ci si potrebbe avvantaggiare nei primi anni di attività. La tecnologia in che cosa si differenzia rispetto ai competitors? Vedevo nella slide che c'era il pannello, diciamo che era prolungato rispetto a quello standard. E è solo quello? La differenza è solo quella? Il nostro elemento chiave è stato quello di costruire una tecnologia su medie temperature, parliamo di 300-350 gradi, quindi notevolmente superiori rispetto ai 100-120 gradi del solare termico convenzionale per la produzione di acqua calda domestico, inferiore ai 500-600 gradi, dei grandi impianti solari a concentrazione. Però il nostro elemento chiave strategico è stato fare upscaling tecnologico delle tecnologie low cost di bassa temperatura piuttosto che downscaling di tecnologie molto costose che sono presenti per temperature più elevate. Quindi i termini di costo che noi riusciamo a raggiungere sono il frutto di una scelta strategica fatta fin dall'inizio di fare proprio l'upscaling di tecnologie già presenti sul mercato ed economiche. Ma il vostro Stirling quindi lavora in che range, in che delta di temperature? Lo Stirling che abbiamo in fase di sviluppo, questo lo dobbiamo ancora completare, è uno Stirling a basso salto di temperatura, quindi si attiva a 300 gradi di temperatura.
È una tecnologia quasi unica nel suo genere e sul quale stiamo riscuotendo notevoli interessi. Ammetto un totale analfabetismo tecnologico. Mi interessa capire se c'è un profilo di utente originale rispetto alla generazione di calore attualmente disponibile con Ares, e se sì, qual è? Originale nel senso distintivo, nel senso di segmento di mercato nel quale siete o potreste essere particolarmente efficaci. E sicuramente il settore dei calori di processo industriale è un mercato ancora da esplorare. Attualmente queste tecnologie hanno una penetrazione di circa lo 0,3%. La IRENA, che è la, diciamo, l'associazione sulle energie rinnovabili della IEA, prevede che al 2030 il 33% del mercato avrà queste tecnologie solari termiche a media o ad alta temperatura integrate nei calori di processo. Quindi si tratta sostanzialmente di un nuovo mercato che si sta aprendo. L'apertura del mercato viene alimentata in combinazione da un supporto dei programmi europei, dove noi stiamo lavorando assieme alla Commissione europea per lo sviluppo di queste tecnologie. Siamo riconosciuti dal Ministero della Ricerca e dello Sviluppo italiano come il partner di riferimento italiano su questa tecnologia stessa, ovviamente in una filiera di collaborazioni che vedono Enea e le principali industrie coinvolte. Quindi, diciamo, come avevo forse fatto passare rapidamente in una slide precedentemente, nei prossimi 2-3 anni avremo una grande attenzione su questo mercato che è in fase di apertura. Le tecnologie, fra virgolette, migliori, che riusciranno ad andare oltre anche ai prototipi attualmente realizzati dai competitor, come crediamo la nostra, avranno un vantaggio considerevole sull'ingresso nel mercato stesso. Nel nostro caso a Olli, ma abbiamo soluzioni più, diciamo, environmental friendly pronte nel cassetto, ad esempio per la produzione di vapore diretta nei calori di processo industriale. Bene, un applauso ancora a Luigi. Proseguiamo con la quarta idea. Questo è un team formato da due persone, Massimo Giordano, che ci presenterà l'idea, e Daniel Suleimani, e ci presenta Orogate, che è una modalità con la quale le organizzazioni cercano di avvicinarsi maggiormente ai loro clienti. Immaginate di avere un unico punto d'accesso per interagire col mondo che è intorno a voi e di poter usufruire direttamente, alla portata di un click, tutti i servizi che la città e le attività commerciali offrono. Questo è Orogate, il nuovo network dei servizi per vivere una Smart City. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Sono Massimo Giordano, co-founder di Orogate. Al giorno d'oggi ci sono milioni di app disponibili per il cellulare, eppure quando camminiamo per strada non sappiamo se c'è un'app che ci può essere utile o che valga la pena installare. Non sappiamo se il negozio in fondo alla strada ha sviluppato la sua propria app o il suo sito internet offre dei servizi online. Oppure più delle volte non vogliamo scaricare, installare l'ennesima app, inserire tutti i nostri dati per un servizio che magari utilizziamo una volta sola. È per questo che abbiamo sviluppato questa piattaforma che propone i servizi di cui hai bisogno in base a dove sei e cosa fai. Quando cammini per strada ti fa vedere cosa c'è intorno a te, i negozi, le attività commerciali o gli enti locali che offrono dei servizi sul territorio. Se hai fame ti fa vedere dove puoi mangiare e ti permette di ordinare il takeaway in fondo alla strada ancora prima di arrivare. Se entri in un parcheggio ti fa vedere se ci sono dei posti liberi e ti permette di acquistare il biglietto attraverso un semplice click. Oppure se ci sono delle attività, un festival, un concerto, ti può far vedere la locandina in base appunto sul territorio.
Ma qual è il vantaggio di questa piattaforma? È che non si limita a far vedere cosa c'è intorno a te, ma ti permette di interagire e poter usufruire direttamente del servizio che stai cercando. In che modo? Beh, molto semplice. Attraverso delle interfacce dinamiche messe all'interno di un'unica piattaforma che ti permettono appunto di usare tutti i servizi in maniera molto fluida. Chi offre il servizio, infatti, può creare la propria interfaccia personalizzata in maniera molto semplice, un po' come creare una pagina su Facebook, per intenderci. Utilizzando infatti dei plugin e una tecnologia drag and drop, è possibile creare l'interfaccia che più è affine al servizio che si vuole proporre. E quindi chi offre il servizio non si deve preoccupare di sviluppare l'app, mantenerla e fidelizzare i clienti a questo nuovo servizio digitale. Infatti la maggior parte delle attività commerciali degli enti non possono fidelizzare i loro clienti sul digitale. Immaginiamo un bar all'interno di un aeroporto oppure un parcheggio di una grande stazione. I clienti cambiano in continuazione, ci deve essere un modo immediato per poterli accedere. Chi può meglio usufruire e essere avvantaggiato nell'essere su questa piattaforma? Beh, sicuramente le piccole attività commerciali, gli enti locali, come ho già detto, e gli eventi temporanei, cioè tutta quella categoria che hanno bisogno di visibilità sul territorio, hanno bisogno di essere trovati e visti dalle persone che già si trovano attorno loro e che vogliono porsi sul mercato in maniera innovativa e digitale per essere fruibili più velocemente. E noi possiamo appunto offrire questo. Il costo di essere sulla piattaforma è gratuito, creare l'interfaccia è gratuito e con l'account base le organizzazioni che offrono il servizio, che vogliono interagire con il cliente, possono iniziare anche senza pagare il servizio, a pagare la piattaforma su Orogate, di iniziare appunto questa interazione con il cliente. Ovviamente con un limite numerico di interazioni, che può essere espanso facendo l'upgrade all'account premium, che in base al numero di interazioni con il cliente, il numero di ordinazioni, il numero di pagamenti. In questo modo il costo di essere sulla piattaforma è comparabile con il vantaggio che noi offriamo a chi offre a chi vuole interagire con i clienti, con le persone. Quindi è un sistema molto leale, molto interessante anche appunto per chi vuole offrire i servizi. Noi stiamo entrando in un mercato che è caratterizzato da proximity market e physical web, che sono realtà molto moderne, esplorate già da diversi competitors. Questo nuovo tipo di browser che fa vedere le pagine web che ci sono attorno alla persona. Noi abbiamo un vantaggio radicale che è quello di creare un diretto accesso al servizio. Non ti facciamo solo vedere quello che c'è intorno a te, ma ti permettiamo direttamente di interagire con chi offre il servizio. Quindi non ti mandiamo sulla pagina web del bar, dove poi comunque bisogna registrarsi, non ti mandiamo alla pagina web o all'app del parcheggio, ma vogliamo creare un'esperienza seamless. Noi abbiamo iniziato a lavorare su questa idea da qualche mese e abbiamo realizzato un MVP, un piccolo prototipo che vogliamo completare e far partire qui a Trento una versione di prova. Perché Trento? Sicuramente perché Trento è famosa, ha una fama internazionale come Smart City e vogliamo trarre vantaggio da questo. E questa versione di prova ci permetterà di analizzare il mercato, di ricevere feedback sia da chi offre i servizi sia dagli utenti, per essere pronti nell'arco di alcuni mesi di lanciare la versione commerciale, una prima versione di prova per analizzare ancora meglio come reagisce il mercato a questa tecnologia, per il quale appunto abbiamo stimato di cui abbiamo bisogno di un investimento di 80.000 euro per poter lanciare una prima versione di prova, seguiti poi da degli investimenti successivi per perfezionarla. A far vivere tutto questo ci siamo Daniel, che è qui con noi, che è un ingegnere informatico, e ci sono io, che sono un fisico computazionale. Entrambi crediamo fortemente che il mondo sta cambiando in maniera esponenziale, quindi non possiamo più pensare in maniera
creare e di siti web da trovare nell'immensità di internet. Abbiamo qualcosa, abbiamo bisogno di qualcosa che ci permetta di interagire e avere il controllo del mondo intorno a noi. Vogliamo chiudere il gap tra il mondo fisico e il mondo virtuale. E Orogate è la soluzione che stiamo portando a tutti voi. Grazie di essere qui, ci trovate su orogate.com per qualsiasi informazione, chiedete adesso o trovateci online. Grazie mille. Faccio io la prima domanda anche in questo caso. Avete visto che avete questo piano, diciamo, con un pilota a Trento, avete pensato a un target? Perché dal pitch non si vincono particolari target. Sì, noi andiamo a creare un network, quindi un network per definizione non vuole classificarsi in una certa categoria, ma è ovvio che dobbiamo partire e esplorare il mercato, e lo faremo partendo da quei settori che più possono essere avvantaggiati da tale tecnologia. Quindi sicuramente tutto quel settore del takeaway, dei servizi che la gente vuole usufruire velocemente, ma per questioni organizzative creano molte code. Quindi sicuramente questa tecnologia permette questa comunicazione da remoto può essere molto vantaggiosa. L'idea, uno dei abbiamo tre programmi pilota, il takeaway da poter ordinare da remoto, arrivare e trovare già l'ordine pronto, quindi questa è una cosa parecchio innovativa, però vogliamo, per evitare di caratterizzarci, non essere capiti come network di servizi, vogliamo subito far partire anche un programma, un'interfaccia per i parcheggi, e stiamo valutando altri tipi di settori. Quello che vogliamo fare all'inizio è creare degli schemi di interfaccia che per i settori che abbiamo evidenziato sia molto facile apparire su Orogate. In futuro sarà possibile costruire interfacce diverse per esigenze diverse. Che tipo di interfacce esistenti? Ovviamente chi offre il servizio si deve registrare, deve creare l'interfaccia sulla nostra piattaforma. Quello che voglio sottolineare è il fatto che spesso per chi offre il servizio, offrirlo in maniera digitale e da remoto per i clienti non necessita un cambiamento di infrastruttura. Pensiamo quando entriamo in un parcheggio sotterraneo, ci viene dato un ticket con un codice a barre e dobbiamo andare a una macchina fisica a pagarlo. Il momento in cui lo vogliamo pagare da remoto, chi offre il servizio, cioè chi ti permette di parcheggiare in centro città, non deve cambiare l'infrastruttura, deve solo poter dire al suo server questo ticket ha pagato. Quindi appunto quello che appunto stiamo facendo, la piattaforma per i parcheggi sotterranei, che non è Easy Parking, è un'altra cosa, è quella di poter basta scattare la foto al parcheggio, al ticket, e automaticamente il server si aggiorna, quindi il parcheggiatore, chi ha il parcheggio non deve cambiare l'infrastruttura, e questo è molto importante perché vuol dire che in pochissimo tempo può migrare sulla nostra piattaforma. E il bello è che appena il numero di utenti crescerà, lui non deve cercare di portare i suoi clienti sul suo servizio online, e questo è molto importante soprattutto per vedendo in che direzione sta andando la tecnologia, perché il problema della trovabilità delle app è difficilissima, è un problema vero. Se uno parcheggia sempre la macchina in un parcheggio, magari se la scarica quell'app, ma un turista una volta sola preferisce ancora camminare al parcheggio, perché c'è un tempo di acquisizione, una learning curve per imparare a usare un'app, per installarla ed essere pronti. La terza domanda.
obbligatoria, ecco. Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché in che senso? Beh, basta una volta inseriti i dati sulla prima volta per il sistema di pagamento, noi ci mettiamo da tramite per tutti i servizi sulla piattaforma. In questo modo, con un solo plugin, il pagamento, l'utente non deve inserire di nuovo i dati e iscriversi al servizio di ogni interfaccia, ma sarà lo standard del pagamento, e quindi pagare un nuovo servizio sulla piattaforma non impiegherà più tempo. Ecco, spero di essere stato chiaro. Bene, un applauso ancora a Massimo. Procediamo. È la volta di un team di cui fanno parte 4 persone, Angelo Susi, Alberto Siena, Maria Carmela Annosi e Lidia Lopez. Viene Alberto Siena a presentare Riscos 4E. Buongiorno, sono Alberto, vi presento Riscos 4E, che è un'idea di business in ambito open source. Perché open source? Perché ognuno di voi, ogni giorno, senza saperlo, utilizza tipicamente decine o più probabilmente centinaia di componenti open source che software house che producono le applicazioni che usate hanno selezionato e integrato nelle applicazioni per renderle più ricche in termini di funzionalità, per ridurre i costi e in generale per facilitare il loro business. Tuttavia questa attività di selezione e integrazione dei componenti nelle applicazioni finali è un momento particolarmente critico, perché le aziende che acquisiscono i componenti devono valutare quello che ormai è un numero molto alto di componenti disponibili sul mercato, con caratteristiche molto diverse e non sempre di qualità, che non sempre hanno le qualità adatte. E questo genera costi nascosti, costi impliciti ma non visibili, per chi adotta il componente, e dall'altra parte causa delle perdite di opportunità di business per chi il componente lo ha prodotto e ci vuole fare sopra un business. Quindi la soluzione a questo che propone Riscos è quella di in qualche modo facilitare il software house e gli sviluppatori che vogliono utilizzare componenti open source, supportandoli nell'attività di ricerca, identificazione, analisi e scelta dei componenti migliori. In che modo? Utilizzando una tecnologia Riscos, che è il risultato di un progetto di ricerca europeo durato 3 anni, che si basa su 3 elementi principali: costruzione di modelli di conoscenza che sono in grado di catturare l'expertise delle persone che lavorano in open source ogni giorno, moduli software che sono in grado di andare a recuperare informazioni sui componenti open source disponibili direttamente dal web, e algoritmi che mettono insieme queste due cose per fare analisi dei componenti mirate e adattate a quelli che sono i bisogni di ogni utente che vuole valutare i componenti open source. E tutto questo rappresenta la piattaforma Riscos. Su questo noi intendiamo costruire un business che è idealmente ambizioso, perché ci proponiamo di essere un punto di riferimento, quindi di affrontare per tutti gli sviluppatori di software. In particolare ci rivolgiamo al mercato aperto internazionale. L'idea è di offrire il servizio di analisi dei componenti open source in maniera gratuita, proprio per aumentare la base di utenti, generando un revenue stream dal lato dei produttori, di chi produce componenti open source e ci fa business sopra, che ha l'opportunità di migliorare il proprio business, quindi migliorare le proprie revenue. Noi vendiamo in qualche modo dati in generale, che vuol dire che aiutino a migliorare il modo in cui il componente stesso si presenta e il modo in cui il componente stesso è sviluppato, per raggiungere più clienti.
Contemporaneamente abbiamo due revenue stream, diciamo, parallele, più tradizionali, che consistono nella vendita dell'intera piattaforma così com'è per grandi organizzazioni che possono customizzarla, tipicamente la customizzazione la facciamo noi, e installarla ad esempio nell'intranet aziendale da un lato, oppure la vendita di servizi premium, in particolare dei modelli, quei modelli di conoscenza di cui parlavo prima, più avanzati per utenti con specifiche necessità. Il mercato dell'open source è molto grande e in continua crescita, e le statistiche dicono che, contrariamente a quello che si pensa, questa fase di acquisizione del componente è effettivamente una di quelle che rappresenta le sorgenti di costo più elevate. Proprio per questo bisogno di completare una certa attività che richiede tempo, richiede persone che la svolgono e che non sempre riescono a farla in maniera corretta perché le risorse umane sono limitate. Noi al contrario ci proponiamo come una piattaforma completa che indirizza molti servizi che in parte sono disponibili in altri concorrenti. Noi facciamo anche rely sulle altre piattaforme in modo da offrire un servizio completo. Quello che ci serve, fondamentalmente noi partiamo da un'applicazione, da un prototipo già sviluppato e funzionante. Quello che ci serve è prima di tutto poter raffinare e rendere veramente di alta qualità i modelli di cui parlavo, in modo da rendere i risultati delle nostre analisi complete, veramente forti, affidabili, e chiaramente terminare a rendere la piattaforma più market friendly, diciamo, e costruire la base di dati che è necessaria per farla funzionare. Il team è composto in realtà da 6 persone, di cui mi occupo della parte più strettamente tecnica. Maria Carmela si occupa della parte di vendite, infatti ha già un potenziale cliente nella forma di una grande azienda internazionale che è interessata a acquisire, quindi come cliente, la versione customizzata della piattaforma. Lidia, che si occupa della parte di elaborazione dei modelli, e più 3 altri founder che collaborano e che fanno parte del gruppo. Qui c'è l'indirizzo per la beta per provarla, e se avete qualsiasi domanda potete scrivermi o in qualunque momento. Grazie. Scusa, praticamente fate certificazione. Questa è una delle possibilità. E la liability? E questo infatti è quello che abbiamo messo come primo punto. La reliability di quello che noi diamo come... No, liability, nel senso che se quello che certificate poi non va bene, qualcuno si prende la responsabilità. Dipende tutto dalla qualità dei modelli. Infatti noi l'abbiamo messo come primo punto perché noi certifichiamo qualcosa, noi diamo delle informazioni che dipendono dal nostro modello. Quindi noi quello che noi diamo al cliente, quindi a chi produce software, è un'informazione che consiste in dati più o meno statistici che ci dicono in tot casi, quando c'è questa proprietà del componente, noi vediamo che l'utente finale la scarta, magari, per fare un esempio, perché la ritiene poco interessante. Quindi c'è un aspetto, come dire, statistico che è quello su cui... Quindi non prendete liability, cioè non pagate nel caso che non sia all'altezza. No. Grazie Alberto, se non ci sono altre domande io proseguirei. È la volta di un altro Alberto, Martinelli questa volta, che ci racconta un'idea che si chiama Crowdfeed. Hanno collaborato anche alla costruzione di questa idea Lodovico Savino, Alessandro Rosà e Oscar Benedetti. L'idea riguarda una sorta, adesso lo dico così, non so se l'ho capita bene, di
aggregatore di competenze, insomma. Detto in ci siamo quasi. Ecco. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Il mio nome è Alberto Martinelli, sono qui in rappresentanza del team di Crowdfeed e capirete perché abbiamo scelto l'iceberg al fine di questo intervento. Per raccontarvi di questo progetto, oltre che una slide funzionante, ecco, devo raccontarvi la storia di un mio amico, Francesco. Francesco è un giovane professionista, come tanti nel nostro paese, che si trova ad affrontare una situazione lavorativa nella quale non ha un contratto a tempo indeterminato. Nello spazio tra un lavoro e l'altro vorrebbe mettere a frutto le sue professionalità e non sa come fare. Per fare questo ci siamo posti di fronte a questa evidenza, che è quello del mercato, dove in Italia il 36% delle PMI non trova le competenze adatte per risolvere le problematiche che affronta ogni giorno. Per questo abbiamo pensato, se fosse possibile per Francesco o per altri professionisti iscriversi a una piattaforma, inserire quelle che sono le proprie competenze, professionalità, conoscenze e mettersi in contatto con realtà aziendali che hanno bisogno di queste competenze ogni giorno, e da qui nasce la nostra idea di Crowdfeed. L'idea è quella che l'azienda, oltre che il professionista, inserisce le proprie problematiche all'interno di questa piattaforma, stabilisce un premio in denaro, stabilisce un tempo limite e poi le manda a Crowdfeed. Tramite Crowdfeed queste problematiche vengono passate ai professionisti, che hanno un tempo per risolverle e fornire la soluzione. Una volta fornita indietro la soluzione, l'azienda decide qual è la meritoria che riceverà il premio stesso. I due pilastri sulla quale si basa Crowdfeed sono la privacy e la meritocrazia. Privacy perché noi crediamo, e i nostri primi test ce lo confermano, che le aziende non vogliono condividere con gli esterni le proprie problematiche e vogliono soprattutto avere la proprietà intellettuale delle soluzioni che poi incorporeranno nel loro business. D'altra parte noi crediamo fermamente nella meritocrazia, che va oltre il proprio curriculum vitae, e è data dalle soluzioni che vengono portate alle aziende e che quindi permetteranno l'accesso a premi di maggior entità. Il nostro business model si basa su un abbonamento annuale per le aziende e una percentuale che prenderemo per ogni risultato che viene portato dai professionisti alle aziende stesse. Il mercato di riferimento, volendolo dimensionare, è quello della consulenza alla piccola e media impresa, che Confindustria stima 3,3 miliardi di euro, con un 34% delle PMI che si avvale di consulenze esterne, che quindi non ha le competenze all'interno del proprio personale. D'altra parte questo business delle consulenze è in crescita, in forte crescita, più 9%, e in anni di profonda crisi, che vuol dire che le aziende hanno problematiche che vogliono risolvere con competenze al di fuori dell'azienda. È un mercato che è già sviluppato a livello internazionale. Noi crediamo che in Italia ci sia spazio per questa soluzione, ma ci sia soprattutto spazio per una soluzione diversa dai nostri competitor, che vada a rivolgersi a più settori diversi, quindi non al singolo settore informatico, non al problema di alta ricerca o non al problema di programmazione. E d'altra parte crediamo che le aziende vogliano mantenere uno stretto controllo della privacy e dei contenuti che vengono prodotti tramite simili sistemi. Noi siamo un team di 4 persone, le nostre competenze sono sviluppo, gestione, manutenzione e deploy di sistemi software in ambito nazionale e internazionale, e abbiamo una forte competenza di vendita e assistenza al cliente nella persona di Lodovico. E la nostra timeline è solamente all'inizio, abbiamo iniziato pochi mesi fa e la nostra idea è quella di portare avanti il prototipo che abbiamo adesso in cantiere, arrivare entro fine anno con una beta test gratuita ed aperta sia alle aziende sia ai professionisti, per poi muoverci verso gli account premium a metà del prossimo anno e a fine 2018 aggiungere alcuni servizi sui quali stiamo lavorando. E quello di cui abbiamo bisogno è prima di tutto metterci in contatto con tutte le realtà aziendali che hanno bisogno di una soluzione simile, e trovare un forte partner di comunicazione e marketing e soprattutto un grafico e un esperto di user design per rendere la soluzione semplice e innovativa. Momento, ok. Io sono Alberto, siamo pronti per rispondere alle vostre domande e noi crediamo che le competenze in questo paese vanno portate a galla. Grazie a tutti per l'attenzione. Risparmiato 45 secondi, quindi direi che se la velocità è quella con la quale dispaccerete i servizi. Io avevo una domanda. E non ho capito se voi, nel momento in cui favorite il matching tra la potenziale azienda cliente e il professionista,
fate una sorta di mascheramento dell'azienda perché ha insistito sulla privacy? Sì, sì, no, esattamente, hai colto il punto. Dai nostri primi colloqui pensiamo di rendere l'azienda anonima nei confronti dei professionisti. Cioè il professionista non sa che, dico nome su tutto, FBK, la Ferrari, IBM, ha inserito una problematica all'interno della piattaforma. Però sa che qual è l'entità del premio in denaro e qual è il tempo limite. Allora, fatta questa premessa, non ritenete che ci siano, cioè che in molti dei problemi, perché io immagino che questi saranno problemi non di facilissima soluzione, altrimenti diciamo non si arriverebbe ad utilizzare la piattaforma. Non crediate che in realtà la conoscenza del contesto aziendale sia un elemento, se non indispensabile, almeno molto utile per arrivare, cioè ho detto in altri termini in positivo, non pensate che il non conoscere il contesto aziendale possa essere un forte limite per determinare la soluzione che il professionista può trovare? E l'altra cosa che vi chiedo è, tu mi risponderai sicuramente che non lo credete, perché sennò non saremo qua a parlare. Quindi il punto è, se in qualche modo il professionista si rende conto di chi ha dall'altra parte, perché nel momento in cui tu dici una macchina da corsa è rossa, qual è il rischio di disintermediazione che voi avete? Perché io l'altra cosa che vedo è, nel momento in cui io chiudo il canale direttamente tra il professionista e l'azienda, sulla vostra piattaforma non arriva più nessuno. Allora, diciamo che sul primo problema ci abbiamo ragionato e crediamo che se una problematica non viene risolta all'interno del contesto aziendale dalle risorse che sono dentro l'azienda, diciamo l'imprenditore è portato a trovare una conoscenza all'esterno che noi identifichiamo nella consulenza, diciamo generalmente. Quindi una piattaforma del genere va a affiancarsi a quella che è la consulenza e la soluzione all'interno dell'azienda, non va a sostituirsi. Quindi non va bene per tutte le problematiche. Questo spero sia abbastanza chiaro. E d'altra parte il rischio di trovarci, diciamo, scavalcati c'è, esiste, ma noi quando ho indicato il mercato di riferimento indicavo la pubblica, le PMI, scusate, quindi non i grossi marchi facilmente riconoscibili. C'è la possibilità, chiaramente, se un professionista conosce bene un ambito, l'ambito è molto ristretto, ci sono poche aziende, che noi veniamo scavalcati. Noi miriamo comunque a raggiungere un grande numero di aziende e un grande numero di professionisti. Questa è la nostra forza. Cominciando dalle aziende o cominciando dai professionisti, uno a uno, come pensi di generarlo? In realtà, pensando al periodo che abbiamo vissuto di questi 2-3 mesi, insomma, di questo percorso del TIS, il meccanismo si autoalimenta, nel senso io parlo con le aziende, raccolgo delle problematiche, ne parlo con le persone che dicono sarei interessato, e io domando quali competenze puoi mettere a disposizione, e quindi vedo che il meccanismo si riesce a autoalimentare da una parte e dall'altra. All'inizio il nostro meccanismo sarà quello di renderlo gratuito per entrambe le parti, oppure utilizzare un founding all'interno del beta testing per attirare sia le aziende, che quindi inseriscono una problematica avendo risolta gratuitamente, sia dall'altra parte il professionista che si iscrive e riceve il premio per aver effettivamente contribuito. Il professionista è sempre, cioè non lavora a tempo pieno per qualcuno? No. E come fai a saperlo? Ah, pensavo lavorasse a tempo pieno per me. No, può lavorare a tempo pieno, potrei essere io stesso. Rispondere a una call della sua stessa azienda, perché lui non lo sa. Sì, noi pensiamo di introdurre dei meccanismi che limitino questa problematica, perché in effetti potrebbe essere, diciamo, antipatico, per usare un eufemismo. E noi pensiamo però che le persone abbiano molte competenze e spesso la situazione lavorativa nella quale si trovano non gli permette di far emergere queste competenze. Quindi indipendentemente dal mio rapporto di lavoro posso dare un contributo a qualcun altro con le mie conoscenze. Ci vuole un coaching per le aziende, per riuscire a diciamo distanziare le domande? Assolutamente. Allora, noi, perché questo probabilmente è un problema importante. Noi crediamo una che barriera per le aziende. Nella mia esperienza lavorativa, sia in un'azienda privata prima, sia adesso in FBK, quando si stabilisce un problema è molto importante il come si pone il problema. Quindi c'è una fase di affiancamento molto forte, che prevediamo nel definire la problematica.
perché ad esempio l'uso dei termini specialistici potrebbe rendere ostico la comprensione della problematica. Quindi sì, c'è una parte di coaching, di definizione della problematica, se vogliamo chiamarla così. Il prezzo lo fa l'azienda, cioè dice darò tot a... Esatto, sì. Sì, noi prevediamo dei livelli di premi, degli scaglioni, e in base alla tipologia d'azienda, tipologia di premi. Le cose che non sono state accettate né premiate sono di proprietà dell'azienda? Sì, o del... no, sono di proprietà dell'azienda. Io se rispondo e non vengo pagato, comunque quello che ho fatto diventa dell'azienda. Sì. È una scelta forte, lo so, però è una nostra scelta. Quindi voi volete, per rispondere alla domanda di Magrini, voi volete le aziende? Sì, le aziende sono i nostri clienti. Grazie a tutti. Bene Alberto, grazie. Allora, chiamo adesso Stefano Parlamento, che ci presenterà Ice Call, che è un'idea fatta in collaborazione con Matteo Puppis e Luca Marchiol, che vedo che salgono anche loro sul palco, quindi sarà una presentazione a tre, immagino. Ice Call è, cito dalla brochure, la nuova frontiera nella gestione delle emergenze, quindi lascio a loro lo svelare di cosa si tratti. Anche a te capita di svegliarti così? Di doverti preparare ad una giornata piena di impegni e di cose da fare? Con poco tempo da dedicare ai tuoi hobby e senza sapere a che ora staccherai? Il voto di oggi è 5 su 10. Te che abbiamo pensato, creando un'app che si attiva in automatico quando componi un numero d'emergenza. Che dice ai soccorritori dove sei e quanto tempo ci vuole per raggiungerti, ma che soprattutto gli permette di capire cosa sta succedendo. La nostra è un'app che ti guida passo dopo passo nelle manovre di primo soccorso, quando risparmiare anche un solo minuto fa la differenza. Ice Call. Nessuno è da solo in caso di emergenza. Come medico d'emergenza, quale io sono, queste sono situazioni che ho vissuto per molti anni, sono molte e vale per tutti i sistemi di risposta all'emergenza. Come si gestiscono? Col massimo delle risorse a disposizione e col minimo del tempo che si riesce a usare. Diminuire tempo fa aumentare la sopravvivenza delle persone. Come si fa a diminuire tempo? Si fa migliorando l'organizzazione. Dobbiamo sapere e capire dove siete, cosa realmente sta succedendo, cercare di darvi una mano nelle manovre fondamentali per organizzare al meglio l'invio di risorse più appropriate. Funziona migliorare l'organizzazione? Chi l'ha fatto in maniera, devo dire, molto buona, dimostra di sì. Qui si parla della situazione che avete visto anche nel video, la più critica di tutte. Questi sono i risultati che si ottengono
migliorando i singoli passaggi che abbiamo visto, noi facciamo la versione digitale di quello che a Seattle hanno realizzato in tutti questi anni, sono affermati. Lo facciamo affiancandosi a qualsiasi sistema d'emergenza, perché lavoriamo in parallelo e non interferiamo. Lo facciamo supportando tutte le fasi della chiamata di soccorso, ma soprattutto lo facciamo trasformando chi chiama da punto debole, che quando chiama è vittima del suo stesso stress e deve comunicare informazioni critiche, a principale risorsa del sistema di emergenza. Noi proponiamo un software, un pacchetto, in grado di ottimizzare tutte le fasi del soccorso, e lo facciamo sfruttando gli smartphone che abbiamo già nelle nostre tasche, quindi non serve nessun device nuovo per ottenere questi risultati. Nessuno delle società che lavorano in questo ambito e che sono provate ad entrare in questo mercato in questo momento copre tutti i processi legati alla gestione delle emergenze. Come pensiamo di commercializzare questo prodotto? Beh, nel mondo esistono diversi sistemi sanitari, da quelli privatizzati a quelli finanziati pubblicamente. Anche le normative e le leggi variano da paese a paese. La nostra soluzione è utilizzare dei distributori locali capaci di trasferire a noi il know-how di un mercato e di un settore dove già lavorano, in modo da offrire una soluzione su misura per il singolo paese, quindi il meglio che possiamo offrire in quel paese. La chiave per avere questa flessibilità è costruire un'infrastruttura software modulare in grado di scalare rapidamente se necessario, è già progettata per integrarsi in futuro con qualsiasi dispositivo. Lo sviluppo avverrà per stadi, con costante validazione dei risultati. Gli stessi risultati serviranno a portare il prodotto in quei centri che, grazie ai dati che hanno pubblicato, agli studi che hanno fatto, sono diventati punti di riferimento a livello globale per la gestione delle emergenze. Andare a misurarsi con i migliori nel campo è la condizione necessaria per diventare, speriamo un giorno, lo standard di riferimento, perché questo è il nostro obiettivo. E come per la gestione di qualsiasi emergenza, quel che serve è una squadra. Fin qua la squadra è formata da Luca, project manager, Matteo, programmatore, e i due videomaker professionisti di grafica e comunicazione, Alberto e Andrea, e da me, che sono il medico che si occupa della loro salute. Quello di cui abbiamo bisogno sono sviluppatori, partner per l'architettura più scalabile rapidamente possibile del software, la copertura per l'estensione della richiesta del brevetto internazionale, financial advisor, ovviamente vuol dire che ci servono delle risorse pecuniarie, stimiamo 300.000 euro per il primo anno, e un network. Più del network ci serve la comunità. Senza comunità iSchool non può funzionare, perché quello che fa iSchool è rafforzare e ottimizzare la risposta della comunità, e come avete letto è la comunità e la risposta della comunità che salva le vite. Grazie. Seduto al momento. Ci saranno ecco. Scusate, non mi era chiaro chi installa l'applicazione? L'utente finale? L'installazione. Le persone? Per le persone è un'application, okay. Per il cellulare che si. Forse dovreste pensare a fare una partnership i telefoni. Sì, vabbè. Ecco. Sì, come una chiamata d'emergenza dovreste diventare, no? Esatto. La sostituzione della chiamata d'emergenza. L'application si attiva automaticamente quando tu digiti il numero d'emergenza e il versante centrale operativa, l'avete visto, è un tablet che l'operatore ha in affiancamento all'usuale sistema. Okay. Io ho scaricato Where Are You solo perché mi è arrivato dalla scuola della figlia. Sì. Cioè mi hanno detto scaricalo, sì. L'ho scaricato. Non so neanche. Non mi ricordo neanche come si usa, no? L'ho solo immesso, però visto che adesso mi dice che sono qui, quindi... però forse entrambi non abbiamo, puoi spiegare un po' meglio come funziona? Allora Where Are You si focalizza, lo spiego, è un concorrente quindi non va neanche nominato, però la scuola si posiziona in un segmento preciso delle tre fasi, abbiamo detto localizzazione, valutazione, supporto e poi organizzazione. Where Are You
localizza? Ti localizza sostanzialmente, lo fa per il sistema della Lombardia perché è integrato con i sistemi operativi in uso in Lombardia. Quindi la differenza tra con noi sono due: uno, si focalizzano solo su una parte, e due, non può mettendosi non si mette in parallelo come noi, e quindi deve conquistare una centrale operativa, un sistema operativo alla volta, mentre noi abbiamo un pacchetto pronto per chiunque volesse usarlo, compresa la Lombardia se volesse, perché ci integriamo anche con i nemici. Scusa, io continuo a non aver capito esattamente come pensi che funzioni, cioè magari come disegno astratto sì, ma nel concreto come dovrebbe funzionare? Quello che avete visto, il filmato è un signore che va in arresto cardiaco, c'è una stante. La stante ha l'application iSchool sul suo cellulare. Quando digita il 118, 112, 911, a seconda di dove si è, parte l'application che comunica alla centrale intanto, prima ancora che la telefonata parta, dove siete. In secondo luogo, se seguendo gli abituali protocolli di risposta... Chiaro, quindi io come utente mi scarico l'app per essere nelle condizioni di fare una chiamata d'emergenza nei confronti di un'altra persona. Sì. Ok. Invece, invece lato centrale operativa... Lato centrale operativa abbiamo pensato al tablet, che è anche fisicamente la cosa più semplice da attaccare fisicamente ai computer e ai sistemi di risposta, e le funzioni sono, vabbè, la localizzazione in automatico, l'opzione di attivare in remoto la telecamera del cellulare chiamante, dipende dall'operatore, non capisco cosa sta succedendo, guardo, aggiungo un senso. Lo sviluppo futuro è attivare anche le telecamere nei dintorni dell'evento, in modo da avere, per esempio su un incidente stradale, la visualizzazione di scenario con rischi annessi prima ancora che l'ambulanza arrivi, e anche con la visualizzazione per l'equipaggio dell'ambulanza